Del muro che ci avete con un fissativo che avete preparato, la dovreste preparare anche, la dovreste preparare anche se vuoi fare una pittura o qualsiasi cosa, devi sempre dare un isolante o un fissativo, chiamato come volete. A quel punto, da quel momento nasce il dover dare un ancorante alla parete. L'ancorante alla parete è il primo su di spatola stucchi, perché questo vi dà la prova del 9 della forza che ha la parete di poter sostenere il peso di un chilo e mezzo di spatola stucchi o di prodotto che diamo. Quindi quando il primer si va ad ancorare la parete è forte, il primer rimane ben ancorato, a questo punto qua sopra ci possiamo andare come vogliamo noi. Se invece la parete è debole, la pittura che c'è sotto è debole, il primer si va ad aggrappare, se è debole cosa fa? Si gonfia, a quel punto ti dice no, non puoi andare avanti. Vai a scrostare la parete, la pittura che c'è sotto, perché non tiene. Quindi vi dà la prova del 9 il primer. Ecco perché è importante che darlo il primus. A quel punto, dato il primus, si passano quelle 4 ore che asciugano perfettamente e da qui iniziamo a dare i nostri passaggi dello spatola stucchi. Stiamo parlando di spatola stucchi adesso. Tutto il resto non conta. Ne parliamo dopo. Quindi a questo punto diamo una prima mano. Perché oggi ho fatto preparare dei pannelli un po' difficili da fare? Perché questi qui sono colori abbastanza difficili. E se siete entrati nel sito avete visto che con il nero e con il viola chi più ne ha più ne mette. Chi ha fatto il nero ha avuto dei problemi, io adesso non lo so se veramente ha avuto dei problemi, perché poi siamo andati sulle foto e guardando le foto non mi sembra che c'era più problema. Per quanto riguarda invece il viola, quel nostro carissimo amico Arimondi di Abruzzo. Mi sembra che lui è disperato, nonostante tutto ancora disperato, con viola. Ho voluto preparare questi tre pannelli difficili, perché sono i colori più difficili in assoluto che stiamo a fare. Adesso vediamo con Andrea, nel caso qualcuno di voi vuole intervenire, nel porre delle domande, lo può fare. Quindi adesso andiamo a fare il primo passo. Premetto la miscelazione del colore. Spatola stucchi va miscelata almeno una nottata prima, che se non dixo troppo, perché appena te lo smuovi si sbocca. Ed è importantissimo sempre, se che un uovo miscelato, anche se devi usare il bianco, non usatelo così, lo prendetelo ad applicare. No, è importante miscelare anche il bianco, lasciarlo lì riposare e poi se lo dopo lo andate ad applicare. Sarà tutto molto più semplice. Ok? Quindi misceliamo il colorante con lo spatola stucchi, sicuramente per fare questi colori. Siccome mettiamo tanto colorante in una quantità minima di stucco, tre mani, non l'abbiamo scritto tre mani per quale motivo? Per quando fu. Per dare il modo a chi si buttava dentro e diceva, mica ho tre mani, cazzo, si infredda. Sotto sotto c'è Luca, c'è qualcuno che ha tre mani e non ha mai. Per fare un ottimo lavoro c'è chi dà quattro mani. Allora sì, più spessore dai nel susseguirsi delle mani e più prende il blocco granitico diventa bello, capito? Quindi non stiamo lì a pensare a fare tre mani per forza, non esiste. Adesso con Andrea faremo vedere la famosa terza mano, che non sarà una terza mano, ma se vogliamo ottenere questa lucidatura di prodotto. Adesso poi quando arriviamo nella parte finale scoprirete il perché. Il discorso della terza mano è fittizio. E molti sbagliano per quello, perché pensano che dare la quarta mano fa male. Leggo tra le righe, per farlo diventare lucido, vado un po' di terza mano. Cioè, da quello che ha detto lei. Lo sto ripetendo e torno a ripetere. Andrea, io con tre mani riesco a portarlo a quel risultato, ma nonostante quello non è vero che ne abbiamo solo tre di mani, perché noi nella mano di finitura sul pezzo che andremo a fare non ci vado solamente una volta, e vi faccio vedere perché dico la terza mano, la mano di finitura non deve essere la terza mano, proprio terza mano, qualche non basta. Dobbiamo andare ad arricchire quel pezzo che vado a fare, quindi ripassandoci sopra, già diventa una quattro, una quinta.